Nella periferia di Torino, delimitata da una linea gialla, è cresciuto un enzima che alimenta spazi sociali e comunità. Dentro il confine della linea gialla, anche negli orti urbani sta crescendo qualcosa di diverso. In Italia i contadini urbani sono circa 5 milioni, persone che curano un orto in giardino, in terrazza o in uno spazio comunale. Un esercito con la zappa in mano. Un confine, una linea gialla, li potrà fermare? Tom. Anche l'uva matura, questa è l'uva che matura adesso. Assaggia. Oh. Dammi le due chicche, grazie. Questa è già matura, no? È un tipo di uva che matura adesso. Di solito l'uva matura agosto, settembre. Come è questa? Uva primitiva. Primitiva. Quando mangio questo mi ricorda la Sicilia. Ma io come do? E queste ci sono anche i pomodori gialli, vedi? Una qualità di pomodoro giallo. E lei è da tanto che fa quest'orto? Sì, da quando hanno iniziato a farle qui. Sono già 17 anni che... che hanno fatto gli orti urbani. Perché io abito in quella casa lì. Quindi sono qua. E cosa faceva prima? No, come lavoro facevo il carpentiere, poi facevo impresa di pulizie. Quindi niente. Però l'orto mi è sempre piaciuto, l'ho coltivato sempre perché sono più di 50 anni che ho abitato in questa zona e dovunque abitavo, nelle altre due case, avevo il terreno, quindi c'era l'orto, l'ho coltivato quasi sempre l'orto. Sia quando abitavo di là o dall'altra parte, poi adesso lì. Insomma, l'orto mi è sempre piaciuto, quindi è quello. Quando una cosa ti piace, la fai e... Buono, quello che viene, viene. Ma prende per vedere che raccolta. Ma per un orto così quante ore ci passa qua? Io dalla mattina fino a mezzogiorno di solito. Vedi, questa è bella qua. Qui ne raccogliamo tanto. Queste ci vogliono. Mi do da fare, ecco, un po' di consigli da uno. Io non è che non ho molta esperienza, però vedo che nel mio piccolo la roba viene. Se lei guarda, guarda che roba, c'è un po' di tutto. Eccola qua. Ma sai che non è neanche me ne accorgevo, guarda, è lì. Ce n'è una qua e una qui.
E mi meraviglio persino, perché non ci capivo nulla, diciamo, di piante e piantine, fiori. Ero proprio zero. Adesso gli dicevo, guarda, per esempio questi fiori qui. Vedere crescere. Un taxista. No, non un giorno. E però, taxista? È un lavoro bellissimo pure quello. A me è sempre piaciuto da morire. Però ho preso l'orto e mi sono dimenticato un po'. Sì, no, i primi mesi ho patito molto, veramente. È un lavoro troppo bello, mi piaceva troppo. Guarda che roba, qui ho già raccolto i peperoni, guarda, stanno crescendo. Ne ho già mangiate, poi ho già mangiato le melanzane che sono lì. Guarda che come stanno venendo bene. Poi io ho messo quattro zucchine. Allora, bimparei!